Allora, ciao, sono Giacomo Giannarelli, proseguiamo il nostro tour delle scuole lunigianesi e vi volevamo denunciare questa situazione disastrosa e allarmante anche sotto profili sociosanitari. Siamo qua a Fivizzano, questo è il Palazzetto dello Sport, era la palestra d'uso di tutte le scuole qua del territorio e a seguito di quel tornado che abbiamo avuto un mesetto fa, la situazione qua è disastrosa. Insomma, come potete vedere, le pareti sono tutte crollate. Tra l'altro ci chiediamo come è possibile una nuova costruzione, perché è stata fatta nel 92 e che abbia causato così grandi danni. E poi abbiamo un'emergenza del tetto in Eternit, in amianto, che andrebbe bonificato. Qua ci sono tutti i ragazzi intorno, secondo noi la situazione è allarmante, l'immobile è sotto sequestro, stanno indagando e come al solito la denuncia che ci arriva è che la politica e in particolare i politici locali non hanno fatto l'interesse del territorio. Qua ognuno c'è un abbandono totale, questi sono i risultati dell'abbandono dalla politica al territorio, insomma.